Ovviamente qua era meno 1 alla n, se ne segna per. Oh, però però vediamo qualche altra conseguenza e poi ci mettiamo a fare esercizi. Giusto un altro paio, voglio vedere. Allora, se vi ricordate, io avevo trovato la formula che fn di 0 a 0 è uguale a n fattoriale fratto 2 pi greco i per l'integrale su dp più di f di zeta fratto zeta meno zeta 0 alla n più 1. Ora andiamo a vedere questa proposizione. Prendiamo una funzione intera, f olomorfa in tutto C, quindi una funzione intera su tutto il piano. Allora io dico, e supponiamo che esiste un m tale che il modulo di f di z è minore o uguale di m per ogni z appartenente a C. Come si chiama la funzione del genere? Limite? Ok, allora dico il costante. Allora f è costante. Allora f, essendo omorfa su tutto C, f z si scriverà come somma per n che va da 0 a infinito di C con n per 0 a n. Allora, chi è C con n è uguale a 1 su 2 pi greco i. Allora, usiamo una circonferenza, un cerchio. Mettiamo sulla frontiera del cerchio di centro origine di raggio R, chiamiamolo C con R, di f di zeta fratto zeta alla n più 1 in zeta. Ok? Lo posso fare, no? Io scendo dall'origine, prendo il cerchio di raggio R, faccio l'integrale qua per quelle formule che ho trovato. Ho questo uguagliante. Tuttavia, il modulo di C con N è minore o uguale di 1 su 2 pi greco, fino a qua, modulo di A1. Poi cosa devo fare? La lunghezza della circonferenza di raggio R, che quanto fa? 2 pi greco R, per il massimo su D con R il modulo di F di Z di zeta fratto zeta alla N più. Ok? E quanto viene? Minore qua, minore qua di R. Allora, il massimo di modulo F lo posso maggiorare con M, tanto su tutto ci vuole limitato, quindi M. E qua quando mi viene? Mi viene R alla N più. Allora vedete, quindi un 1 si semplifica, mi viene M su R alla N. Allora, qual è il discorso? E quando R tende a infinito, questo tende a 0 se n è da 1 in poi. Ok? Con 0 non funziona,
perché viene R alla 0 viene M, ma da 1 in poi tende a 0, se n è 1 alla 1, 1 alla 2, 1 alla 3, che vuol dire che questa qua in realtà è C con 0. Questo, diciamo, implica che C con N è uguale a 0 per ogni N appartenente a N da 1 in poi, questo non è senso. Ma se sono tutti 0 da 1 in poi rimane solo C con 0. Ok? Quindi, ecco un'altra bella conseguenza. La funzione olomorfa su tutto C non può essere limitata. Da qualche parte deve andare a infinito. Ok? Ora, al minimo. Ora andiamo a vedere che da questa proposizione segue un corollario. Vi ricordate il teorema fondamentale dell'algebra? Prendiamo un polinomio in Z, un polinomio in Z è sicuramente una funzione olomorfa, di grado n maggiore o uguale di 1, quindi non costante. Allora esiste il z0 tale che p di z0 è uguale a 0. Questo polinomio si deve annullare da qualche parte. Poi per infini, una volta che ci avete una radice, quella è divisibile per z meno z0, trovate un'altra radice divisibile per z meno z1 e alla fine trovate tutte le radici. Le radici devono essere tante quante il grado del polinomio. Ovviamente ciascuna deve essere contata con la sua moltiplicità. Ok? Quindi, però se vi ricordate il punto che noi non avevamo dimostrato in analisi 1 era che dato un polinomio c'era sempre una radice. Non è evidente questo. Allora, si fa così. Dimostrazione. Per assurdo, P di Z diverso da 0 per ogni Z appartenente a C. Allora si va a porre F di Z uguale 1 su P di Z. Allora questa è una funzione olomorfa intera, perché il reciproco di una funzione olomorfa è olomorfa. Se questa è intera su tutto C, anche quella si può dividere. Perché si può dividere su tutto C? Non si annulla mai. Chiaro? Quindi questa qua è intera e limitata. Perché limitata? Allora, allora noi abbiamo che il modulo di P di Z, diciamo, sia M, diciamo, L maggiore di 0. Esiste un R maggiore di 0, tale che se il modulo z è maggiore di r, p di z in modulo è maggiore di r. Questo perché è facile da dimostrare. P di z c'è un termine, un leading term, cioè il termine di grado più alto. Mettete in evidenza quello, quello in modulo, il modulo di quello è il modulo di z alla n, che va infinito, il resto tende tutto a 1. E quindi questo è facile da dimostrare.
Allora, modulo di 0 maggiore di R. Allora, adesso io cosa faccio? Prendo 1 su P di 0 e faccio il massimo di 1 su P di Z su CR chiuso. Cioè il cerchio di centro origine di raggio R chiuso. E questo qua lo chiamo M1. Poi faccio il massimo di 1 su P di Z, sempre il modulo, per modulo di Z maggiore di R. Qua per modulo di Z minore uguale di R. Questo qua equivale a dire modulo di Z minore uguale di R. E questo è minore uguale di 1 su L. Perché siccome questo è maggiore uguale di L, quando passa reciproco deve essere minore uguale di 1 su L. E poi pongo M uguale al massimo tra M1 e 1 su L. Questo vorrei dire fuori della cerchio di raggio L è limitata, dentro il cerchio di raggio L è limitata perché? Perché è una funzione continua su un compatto. E vai stesso. E a questo punto è limitata. Ma per quello che abbiamo detto prima, una funzione intera e limitata deve essere questa. Quindi 1 su P di Z è costante. Ma questo vuol dire che P di Z è uguale a 1 fratto questa costante. Quindi è costante pure 1. E questo è assurdo perché noi avevamo ipotizzato che il polinomio fosse di grado maggiore di 1. Nelle ipotesi. Il polinomio non era costante. Invece alla fine risulta costante e questo è assurdo. Quindi come vedete queste funzioni omorfe. Allora, normalmente questa dimostrazione del teorema fondamentale dell'algebra si fa perché è corta. Si usa perché è corta, però è falsamente corta, perché tu per arrivare qua devi arrivare prima a devi fare tutta la teoria delle funzioni omorfe. Ci sta anche un'altra dimostrazione che è diretta, però è mezza pagina in più, quindi non me l'ho fatta all'epoca perché tanto sapevo che con loro devo fare funzione omorfe, ce la facciamo. Allora, siccome lo dovevamo già fare per altri fatti, a questo punto, come vedete, ci sono parecchie conseguenze. Ok? Va bene, adesso andiamo a vedere un po' gli esercizi. Allora, primo esercizio. C'era la funzione esponenziale e alla z che è uguale a e alla x per coseno y più i seno di y, no? Che noi abbiamo definito in maniera indipendente, cioè non tramite la serie di potenze. Ovviamente però se y è uguale a 0 questa coincide con l'esponenziale sul campo reale. No, perché se metto y uguale a 0 poi viene e alla x per 1 e quindi è un'estensione dell'esponenziale reale. Però, se vi ricordate, se questa è f di z, come si fa f' di z? F' di z si fa du in dx più i du in dx. E poi si devono anche fare du in dx e du in dx secondo le condizioni di Cauchy-Riemann. In questo caso le condizioni di Cauchy-Riemann già le abbiamo controllate, quindi la derivata chi è? È e alla x coseno y più i seno y. E alla x coseno y derivato rispetto a x, tutte e due derivate rispetto a x, in x c'è un esponenziale che è derivato rimane uguale, quindi è di nuovo e alla z.
Mo siccome E alla 0 fa sempre 1, quando io vado a scrivere la serie di McLaren di E alla Z, come vedete ottengo esattamente l'estensione, la stessa serie che si otteneva per diciamo esponenziale A, per forza. Ok? Non posso avere due serie con dei coefficienti diversi che su una linea mi danno lo stesso risultato, perché altrimenti avrei due funzioni olomorfe diverse che e la differenza avrebbe, diciamo, sarebbe zero in un insieme che ha troppi punti, insomma che ha almeno un punto di accumulazione. Basta che una funzione olomorfa sia nulla su un insieme che ha, basta anche un solo punto di accumulazione, e quindi vuol dire quando vai a prendere intorno di quel punto ci trovi infiniti punti, ci deve sempre qualche altro punto, quindi vuol dire per forza che la funzione in quel caso può essere nulla. Quindi questo è il primo esercizio banale. Secondo esercizio, andiamo a cercare di invertire la funzione esponenziale. La funzione esponenziale non è invertibile. Allora, cerchiamo di andare a risolvere l'equazione e alla x uguale W e alla z uguale W. Allora, z lo scrivo x più y e W lo scrivo a più y. Allora io qua ho e alla x per cosen y più y sen y uguale a più y. Anzi, W per meglio scriviamo in forma trigonometrica che ci conviene, è rho per cosen theta più i sen theta. Allora, rho per cosen theta più i sen theta. Allora, quindi, che succede? Che intanto rho deve essere maggiore di 0. Cioè rho uguale a 0 non va bene, perché alla x 0 non fa mai. Cioè è l'esponenziale, no? L'unico punto che non sta nell'immagine esponenziale è l'origine. Quindi, e cosa dobbiamo avere? X uguale al logaritmo di rho. Rho. D'altro canto, invece, y chiede di essere uguale a te, ma non proprio. Y deve appartenere a teta più 2k pi greco, tale che k appartiene. Quindi chi è? Fare il log di z. Allora, come lo posso io definire questo log di z? Lo posso definire come il logaritmo di rho
più i tempi. Perché io voglio che il logaritmo di W faccia z, ma z è x più y. Faccia x più y, poi W là l'ho chiamato z, quindi sono molto più simile a z. Allora, W è rho con theta più sin theta, e x deve essere logaritmo di rho, y deve essere theta. Qua però ci potrei aggiungere un 2k pi greco. Allora, sono 2k pi greco, si aggiunge o non si aggiunge? Allora, se lo aggiungo, allora, funziona così. Prendete solo questa funzione qua, perché se no non riusciamo a fare i grafi. La funzione log di z è una funzione da C in C. Quindi va da un oggetto bidimensionale a un oggetto bidimensionale, il grafico sta in un oggetto quadridimensionale, quindi non si può fare. Prendete solo la coefficiente della parte immaginaria, teta più 2k pi greco. Allora, teta più 2k pi greco, come fa? Allora, se qua sul dominio mettiamo l'asse, mettiamo il piano di Gauss. Allora, chi è teta? Teta è una specie di scala a chioccia. Cioè, cosa fa? Mano a mano il teta rappresenta l'angolo, quindi il grafico di questa funzione non è altro, non fa altro che fare un giro mentre sale, fa un giro attorno all'asse con 3, insomma della testa variabile, e si alza, una volta fatto il giro, si alza di 2π. Questo se k è uguale a 0. E se k è uguale a 1 che fa? Continua a salire. Allora, io posso avere due possibilità. O dico che k è uguale a 0, prendo quella che si chiama, quella si chiama determinazione principale del logaritmo, e ho una vera funzione, perché in quel caso il valore è unico, oppure ce li metto tutti e la tratto come in nelle funzioni morfe si dice questa è una funzione polidroma. Ci sono dei vantaggi nel fare tutte e due le cose. Nel prendere la determinazione principale del logaritmo c'è il vantaggio che la funzione è una funzione, primo vantaggio. Poi che sappiamo che questa parte qua è compresa da 0 e 2π. Però c'è anche uno svantaggio, perché ci saranno, se io la voglio olomorfa, a quel punto l'immagine non sarà tutto C meno un punto, perché l'origine non lo potevo comunque assumere, l'esponenziale non viene mai nulla, ma sarà tutto C, per esempio, meno una retta. Cioè, se io la voglio omorfa su un aperto, va a finire che il logaritmo, lo va, per esempio, se voglio togliere questa semiretta qua, il logaritmo complesso lo vado a definire su tutti i punti, tranne sui numeri reali. Cioè, la determinazione principale del logaritmo, in realtà, se io metto teta maggiore di 0, minore di 2π, in maniera tale da avere un aperto, ok? Allora la vado a definire dappertutto tranne che sui numeri reali, quindi addirittura è esattamente l'opposto di quello che facevo con l'logaritmo dei numeri reali. Il logaritmo si poteva definire solo per i numeri positivi, quindi in questo caso si potrebbe definire per i numeri negativi sì e positivi, per dire, se voglio fare quella scelta là. Certamente la teta la posso rimuovere qua, allora ho
teta sarà comunque solo da applicare con mezzi e 5 applicare con mezzi, posso fare come mi pare, però non è più la determinazione principale, ok? Oppure uno dice, ma la puoi definire per teta, qua mettici uguale, il problema è che poi la funzione non è più olomorfa perché non è manco continua. Su questa semiretta qua, da sopra vale il logaritmo, da sotto arriva lo stesso logaritmo, però più 2 pi greco, più 2 pi greco i. Capito? Se tu c'hai 3, se la definisci sui reali, da qua ti viene logaritmo 3, una volta che va più giro ti viene logaritmo 3 più 2 pi greco i. E allora la funzione non è olomorfa. Quindi per farla olomorfa, se vuoi la determinazione principale, dal dominio ci devi togliere proprio i numeri reali. Però c'è un'altra possibilità, io la ritengo politroma, cioè non è una vera funzione, cioè i valori della parte immaginaria sono tutti quattro. Allora, qual è il vantaggio? Che localmente, se io voglio fare la sviluppabilità in serie di potenze, funziona sempre. Perché? Allora, se io parto, la voglio sviluppare in un qualunque punto, allora io suppongo che questo punto abbia un certo teta. Per esempio, mettiamo che io la voglio sviluppare vicino al logaritmo 3, sviluppare in serie di potenze. Allora, va benissimo, lo posso fare. E lo posso fare con un raggio fino a che non arrivo ad origine, perché è una regione. Però che cosa devo usare? Devo usare di sopra, devo usare la determinazione con teta, la determinazione principale, e di sotto devo utilizzare la determinazione, quella con un 2 pi greco in meno, perché siccome ho fatto il giro, cioè insomma qua la teta, qua è 0, qua sarà qualcosa di positivo e qua sarà un poco negativo. Cioè, in maniera tale che la teta si comporti con continuità. Capito? Cioè, se voi avete tagliato questo pezzo del grafico, in maniera tale che sia un grafico, se poi volete un grafico proprio dove avete tagliato, e allora non dovete tagliare, dovete continuare la scala, se vi muovete qua sopra state... Cioè, tu immagina una scala a chiocciola, che ha 10 piani. Ok? Se tu la vuoi come funzione devi tagliare, metti due linee qua e poi metti una linea esattamente al piano di sopra. Ma io adesso se mi muovo su quella linea, dove mi sto muovendo? Mi sto muovendo su un pezzo del grafico che avete identificato come determinazione principale e su un pezzo del grafico che è il piano di sopra. È evidente questo. Quindi, diciamo, localmente io ho sempre i miei gradini sui quali muovermi. Chiaro? Localmente non succede niente. Ok, però è una funzione politica, si chiama. Quindi queste sono le due possibilità che si danno per il logaritmo. Ok? Anzi, in genere viene visto come funzione politica, poi qualche volta ci servirà la determinazione principale. Politroma significa che non è una vera funzione perché qua K appartiene a 0. Ok? Andiamo a descrivere le serie di noi abbiamo E alla Z uguale somma di Z alla N fattoriale.
il seno per, diciamo che il coseno per cosine z, somma da z n di z alla 2n da 2n fattoriale, coseno seno per cosine z, somma da n da 0 n di z alla 2n più da 2n più fattoriale. E queste ovviamente coincidono con e alla z e alla x cos'è il valore di x sia il valore di x su r, quindi, e sono stati anche definiti indipendentemente, quindi qua abbiamo fatto sia la definizione indipendente e poi abbiamo controllato che, come è giusto che sia, lo sviluppo in serie venisse quello giusto. Poi abbiamo invece il coseno di z, che è somma per n che va da 0 all'infinito di meno 1 alla n z alla 2n fra 2n fattoriale, e seno di z è uguale a somma per n che va da 0 all'infinito di meno 1 alla n z alla 2n più fra 2n più. Ok, ok, allora andiamo a fare, a provare a fare le funzioni immerse. Cominciamo a fare l'arco seno. Allora, cerchiamo di ricordarci chi era l'arco seno di x. Cominciamo a fare l'arco seno iperbolico e l'arco coseno iperbolico. Ok. Facciamolo prima sugli ideali. Questo è l'esercizio che abbiamo fatto in analisi 1, se vi ricordate. Allora, se io ho e alla x più e alla meno x mezzi, facciamo così, e alla t più e alla x più, no, chiamiamolo con altro nome, e alla t più e alla meno t uguale x. Allora, chiamo e alla t, lo chiamo s, s più 1 su s uguale 2x, quindi s quadro più 1 uguale 2sx, quindi s quadro meno 2sx più 1 uguale 0, quindi s uguale x meno più la radice di x quadro meno 1. Sto spiegando la ridotta, x radice di x quadro meno 1. E però s era e alla t, quindi io avevo che t era uguale al logaritmo di chi? Di x se ho sbagliato qualche cosa. Questo si deve poter risolvere solo se x è maggiore o uguale di 1. S più 1 su s è uguale a 2x. S è uguale a più 1. X
Se io ci metto x uguale 1, se ci metto x sì, ovviamente, perché no, è tutto giusto, perché se x è meno di 1 qua la radice non c'è. Il meno e più il meno e il più erano dati dal fatto noi usavamo questa, il meno veniva dal fatto che la funzione non era, aveva due razze, cioè quando, poi quando andate a girare il grafico dell'arco del coseno iperbolico, cioè avete due rami e noi ne sceglievamo uno. Ok. O. Ora, se la volete estendere in campo complesso, che dovete fare? Sarà un coseno iperbolico di z, è la stessa cosa, cioè avete logaritmo di z più la radice quadrata di z quadrato. Ovviamente quando parlate di radice quadrata in senso complesso, anche lì ci sono due determinazioni. Allora supponiamo di prendere quella che vi dà sempre la metà dell'angolo e non la metà dell'angolo più pi greco. Ok, se volete estendere il punto, ottenete questa funzione qua. Perché? Perché se coincide su una linea, l'unica funzione olomorfa deve essere fatta così. Poi anche qui c'è il problema del logaritmo, che può essere una funzione o politonoma, però non c'è altro da fare. Ok? Quindi l'unico modo di poterla invertire è scrivere. Allora, ripeto, come si deve intendere questo logaritmo? Prima tu fai, prendi z, poi fai z quadro meno 1, poi ti fai la radice e dipende come la vuoi, come se, allora, se tu la vuoi definire come funzione, allora tu la devi definire per esempio a meno di una semirete. Allora, quando vai a fare la radice, tu che cosa devi fare? C'hai un... prendi un numero complesso, devi fare la radice. Questo numero complesso qua, chiamiamolo tu. Devi fare la radice del modulo e poi devi fare la metà dell'argomento. Quando fai la metà dell'argomento, per esempio se studiamo proprio questa semiretta qua, l'argomento, quando l'argomento di questa semiretta qua è V doppio, se escludiamo quella semiretta lì, allora l'argomento andrà, l'argomento di V doppio va da 0 a 2 pi greco, l'argomento di della sua radice andrà da 0 a pi greco, e allora ce l'hai definita come funzione. Se però tu la vuoi definire quindi intorno a un z, ad esempio qua, allora che ti succede?
mettiamo che z era un numero reale. Allora z quadro è un numero reale, z quadro meno 1 è un numero reale, quindi qua intorno ci saranno comunque degli argomenti che sono un po' positivi e un po' negativi. Allora quando vai a fare la radice quadrata, se tu usi la determinazione che fa la metà di teta, però su quelli positivi ti fa la metà del teta positivo, su quelli negativi ti fa la metà del teta negativo, cioè quindi il teta non sarà più compreso tra 0 e 2, e tra 0 e pi greco, ok? Cioè non è che possiamo scrivere tutti questi dettagli quando andiamo a scrivere la definizione della funzione, cioè questa definizione della funzione localmente in ogni punto dove la funzione dove non ci sono, dove questo più questo non è 0, che il logaritmo non si può fare solo a 0, allora localmente si può definire, e si può definire in modo tale che sia una funzione analitica prendendo una determinazione della radice e prendendo una determinazione del logaritmo tra le varie, diciamo, possibilità che ci sono essendo una funzione politica. Allo stesso modo l'arcoseno, cosa cambiava con l'arcoseno? L'arcoseno cambiava che qua c'era meno, qua c'era meno, qua c'era meno e qua c'era meno, quindi cambiava che qua c'era più. Allora vedete che per quanto riguarda l'arco seno io non potevo prendere quella col meno qua, perché sennò il numero mi veniva negativo, il logaritmo non lo potevo fare, e prendevo quella con più, però lo potevo fare sempre o almeno se x era compreso tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. E quindi in questo caso t era uguale a questo, e quindi l'arcoseno di z sarà uguale al logaritmo di z più la radice di z quadro più 1. E questa anche qui localmente è sempre definita in maniera univoca, una volta che scegliete una determinazione della radice e una determinazione del logaritmo. Ok? La potete sempre, diciamo, considerare in maniera come funziona l'omofa in un interlocutore. Andiamo a vedere adesso invece per l'arcoseno e l'arcoseno e l'arcoseno. Se possiamo fare un ragionamento simile. Allora, qua cosa mi conviene fare? Allora io che cosa ho? Ho che... Allora, scriviamo per esempio tra coseno iperbolico e coseno, che relazione c'era? Allora, coseno iperbolico di z era uguale a coseno di iz. Se io qua ci metto iz al posto di z, i al quadrato fa meno 1, meno 1 i alla 2n fa meno 1 alla n, cancella questo. Viceversa, coseno di z era uguale a coseno iperbolico di iz pure lui, perché anche qua se metto iz al posto di z mi viene meno 1 alla n. Ok? Quindi abbiamo queste due relazioni. Allora, io cosa posso dire? Allora, se questo lo chiamo V doppio,
io per fare l'arcoseno di W, e cosa vado trovando? Vado trovando Z. Allora cosa posso fare? Posso fare l'arco coseno iperbolico di W che mi dà IZ e poi dividere per I. Quindi l'arco coseno di Z però è uguale, qua ci mettiamo l'opera, meno I log di Z più I volte radice di Z quadro meno, è giusto, qua lo scrive vabbè, lo scrive in un altro modo ma è la stessa cosa, quindi è giusto come ho detto, perché non è altro che l'arco coseno per poi di Z fratto I, fratto I è come moltiplicato per meno I. Lui lo scrive più I volte radice di 1 meno z quadro, ma I volte radice di 1 meno z quadro è la stessa cosa, perché ha portato meno 1 volte. Ho controllato perché qua è facile di farlo. Allo stesso modo andiamo a scrivere tra che relazione c'è tra il seno iperbolico di z e il seno di z. Allora, se qua ci metto una I di Z, qua mi viene meno I alla 2N fa meno 1 alla N, cancella questo, però mi avanza una I. Quindi I per seno iperbolico di Z uguale seno di IZ. O viceversa, seno di Z, se qua ci metto una I, anche qui mi viene uguale a I seno iperbolico. Quindi adesso se voglio, se questo lo chiamo W e voglio fare l'arco seno di W, io vado trovando Z, quindi devo fare meno I W, perché devo fare W su I, che è meno I W. Poi devo fare l'arco seno iperbolico e poi dividere di nuovo per I e quindi moltiplicare per meno I. Quindi devo fare l'arco seno di Z uguale meno I per log di meno I Z più radice quadrata di 1 meno Z quadrato. Vediamo un po'. Sbagliato un segno qua. Perché in Z? Allora. Se io metto la I, qua mi viene, le due relazioni mi sembrano giuste, io devo trovare W, allora che devo fare? Io devo trovare Z, devo fare W diviso I, quindi moltiplicato per meno I. Faccio l'arco seno iperbolico, poi devo dividere di nuovo per I,
cioè moltiplicare per meno. Allora, io prendo z, lo moltiplico per meno i, qua mi viene moltiplicato per meno 1 e ci troviamo perché... a lui mi viene la radice di 1 meno z quadro, viene giusto, solo che viene z e poi meno i fuori. Vabbè, no, in effetti se vi ricordate va bene anche col più, perché vi ricordate quando abbiamo fatto l'arcoseno? Nell'arcoseno c'eravamo due determinazioni che andavano bene tutte e due, nell'arcoseno iperbolico, diciamo, nell'arcoseno c'eravamo due determinazioni, una con meno e una con più, ok? Quindi se io nell'arcoseno uso quella col meno, nell'arcoseno iperbolico c'era una, qua c'era la determinazione col più ma c'era anche quella col meno qua davanti, se vi ricordate, così utilizzare tutte e due. Avevamo detto che corrispondeva a usare l'altro ramo della... però questo era l'arco coseno, non era l'arco seno. E l'arco seno ne potevo fare solo uno. Però... insomma, lui la scrive così, però semplicemente dovrebbe essere una permutazione con un'altra determinazione perché posso cambiare un segno in impunemente, perché però poi non mi trovo con la costante, sì, vabbè, perché quella è una costante a diritto, ok, perché posso cambiare un segno impunemente qua? Perché vediamo se lo posso, vediamo che intanto lo posso cambiare da quest'altra parte. Perché lo posso cambiare da quest'altra parte? Perché la radice ha due determinazioni, tra l'una e l'altra cambia un segno. Allora, cosa succede quando ha un argomento? Allora, lasciate lo scritto col meno e cambiate segno qua, state prendendo l'altra determinazione della radice e quindi questa va bene. Adesso, quando andate a fare il logaritmo di meno qualcosa, questo chi è? Logaritmo di quel qualcosa per logaritmo di meno 1. Ma il logaritmo di meno 1 chi è? È logaritmo di 1 il allora, logaritmo di meno 1 in senso complesso, allora il fa 0 da parte reale più i, perché questo c'ha no, più i greco, perché questo, se vi ricordate, il teta è i greco, ok? Quindi significa aggiungere qua un bigreco, che significa moltiplicando per i
moltiplicato per meno i significa aggiungere un pi greco, che significa aggiungere un come cambiare la determinazione del logaritmo qua alla fine. Ok? Perché ricordatevi che c'è sempre una radice, quindi queste qua sono due, quindi insomma si può scrivere anche così. Cioè lui lo scrive così. Qua ci mette il più e più, e qua fa, mette la i qua e fa radice di 1 meno z qua. La scrive così. Anche queste sono funzioni polidrome. In realtà questa c'ha due, dovete considerare due possibilità, e questa c'ha infinite possibilità. Quindi un modo di scrivere le funzioni immerse delle funzioni seni iperboliche o seni iperboliche è questo qua. In realtà se usiamo quelle relazioni qua mi viene, invece di venire la i fuori, mi viene la radice di z quadro meno 1 dentro senza la i fuori, e quello ci sta, perché e qua è meno evidente, però mi viene semplicemente meno invece che più qua dentro. Però è come mettere il meno invece del più, è come passare da un punto, diciamo, quando andate a calcolare la funzione, andate, invece di calcolarne, siccome quella ha in realtà ha infiniti valori nel codominio, si tratta di scambiare a due questi valori. Però poi magari dobbiamo mettere un valore preciso e andare a vedere. Proviamo a farlo, va. Facciamone per esempio. Per farvi capire che è giusto sia con più che con meno. Facciamo questa qui. Facciamo arcoseno. Non ci metto 0 perché sennò qua più e meno non c'è senso, perché cambia 0, non cambia niente. Mettiamoci per esempio un mezzo. Ok? Allora, quando ci metto un mezzo, io che devo fare? Devo fare meno i, come la scrive lui, logaritmo di i mezzi più la radice di 3 quarti. Ok? Allora, questo è un numero di modulo unitario. Più o meno la radice di 3 quarti, eh? Cioè, perché queste vanno intese come tutte e due le radici. Allora andiamo a vedere che succede. Se prendo quella col più, meno i logaritmo di radical 3 quarti più i mezzi, chi è? Allora, il modulo è 1. Allora, devo fare il logaritmo del modulo che viene 0. Quindi la parte reale di questo viene 0. Per quanto riguarda la parte immaginaria, se voi vi ricordate, il logaritmo log di rho cos theta più i sin theta, questo faceva log rho più i volte theta, theta più 2 kappa più. Ok? Adesso qua quanto vale theta? Qua theta vale
radical 3 mezzi, i mezzi siamo a 60 gradi, cioè 60 gradi è fi greco terzi. Quindi questo vale i fi greco terzi più 2k più greco. Però devo poi moltiplicare, c'è fuori un meno i. Quindi alla fine meno i per i se ne va. Quindi questo logaritmo viene pi greco terzi più più vediamo un po', non mi trovo perché allora il seno è un mezzo a pi greco sesti, no? Allora qua deve venire pi greco sesti. Allora, ah, perché io devo fare l'arco seno qualche